Buongiorno, intanto adesso vi faccio vedere che profumo mi metto e vi dico due cose a proposito di quel reel offensivo di ieri. Muse, The Muse. Zarco Parfums, profumo che io ho voluto da tantissimo tempo. Ecco, per me, sempre per dimostrare quanto siamo tutti diversi nella percezione, per moltissimi questo profumo è talmente pulito che addirittura sa di sporco. Per moltissimi, moltissimi l'hanno descritto come narcisi nella cacca, nella merda. Per me è detersivo. E si sposa tanto bene con la mia pelle. Io do sempre tantissima importanza alla nostra diversità biologica, di quella che riguarda i nostri ricettori, non alla pelle, la mia pelle, lo trasformo in così, in cos'ha, sì, anche questo esiste, ma non si dà abbastanza importanza nei discorsi proprio alla biologia, al nostro cervello, ai nostri neuroni. Noi abbiamo sui 300-400 ricettori e li abbiamo sviluppati nelle maniere diverse. Ognuno di noi può essere diversamente macrosmico o anosmico alle alcune molecole. Questa cosa si allena quando annusi tanto e mandi i tuoi, diciamo, segnali, le tue descrizioni nel cervello. Quindi noi già di base abbiamo nostre macro, microsmie. C'è anche cacosmia, mi sembra si chiama così, quando tu senti una cosa piuttosto che un'altra, anziché un'altra. Poi il discorso culturale, il nostro background culturale gioca un ruolo importante nella percezione. Di questo anche si parla troppo poco dai blogger profumati. Ciò che per un francese, faccio un esempio, ma di esempi ce ne sono miliardi, basta solo che pensate. Ciò che per un francese, per esempio, ha senso, per un russo può essere. Allora, l'Artemisia, tipo nel mio paese si usava, non lo so, per mi ricordo, togliere infiammazione muscolare oppure antipidocchio, antipulci ai cani. Quindi, per un russo, per esempio, può essere collegato a qualcosa di meno piacevole. Anche anice, anice qua come profumo, non so se ama o non si ama, da noi si usava tipo sciroppo antitosse. Quindi, anche questo gioca un ruolo. Non lo so, tu puoi conoscere alcuni odori dal punto di vista uno, invece, in altro paese, in altra cultura si usano diversamente. Non lo so, in Europa, qua, Francia, Italia, credo si usa pomander come profumazione festiva, tipo da noi già il profumo di garofano è già più verso cimitero, la festa della vittoria, liberazione della vittoria, si chiama da noi. Quindi già garofani sono più retro, li amano di meno. Pomander è arance e garofano, quindi tipo questa cosa non c'è, magari. Non so, mi avete capito? Spero. Tornando dalle nostre diversità biologiche, ognuno di noi ha le proprie macro, microsmie, anosmie, e per ognuno di noi con, diciamo, un'esperienza empirica, cerca di capire che macro, microsmie ha. Basta solo volersi capire. Tornando all'accordo pane o biscotto, metti che profumiere. Crea, soprattutto piccole profumerie di nicchia, creano un profumo al pane o al biscotto e c'è, viene una persona con macrosmia a questo componente che costituisce accordo di pane, alla macrosmia, quindi lo sente predominare. E vi ho già detto, nelle grandi quantità accordo pane, questo componente che costituisce accordo pane, sa di calze, quindi questa persona lo annusa e dice: Madonna, sa di calze sporche. E ha ragione dal suo punto di vista. E anche chi non ha la macrosmia, ma lo sente in modo in cui autore ha pensato, ha anche ragione. Cioè non c'è uno che sente profumo dal punto di vista sbagliato. Noi abbiamo tutti ragione, basta solo non giudicare il prossimo, no? Quando parliamo di profumi, ma arricchirsi dal prossimo e spiegarsi il perché.
Invece, i profumi sulfureo, quell'odore di ribes, di pompelmo, di frutta tropicale tipo maracuja, ce l'hanno un po' questa acidità, questa sulfurietà, non so come si dice, che ci riporta al pipì di gatto. Tipo il gatto quando non sta bene e se non è castrato lascia questo odore pungente in casa e basta solo prendere questa piccola quantità, questa piccola sfumatura e ricollegarla all'odore della frutta sulfurie per capire che alcune persone macrosmiche, alchirche, a erba pura e a profumi del genere sentono prevalere questa acidità, questa pungenzità. Italiano non madrelingua, scusatemi, però io spero solo di rendere la mia idea. Scusate, sto mettendo i numeri a cavolo. Quindi tutto ciò che io ho fatto in questo reel, tutte quelle descrizioni, sono prese dai commenti di molte persone sui profumi. Sicuramente le persone intolleranti o macrosmiche ad alcuni componenti, questi profumi li sentono in questa maniera, ma io non metto in discussione assolutamente i vostri gusti. Tanto per questo ho deciso di fare poi un reel dei profumi, descrivendo in stessa maniera ironica i profumi che io adoro. E profumo di base già, cioè, ma a parte che se io li descrivo in quella maniera lì, ironica, non vuol dire che non mi piacciono. Ecco, questo lo dimostrerò anche con il reel che farò sui profumi che io amo, ma descrivo in modo ironico. Quando tu li descrivi così, non vuol dire che fa schifo il profumo. Capisco che se dico questo sa di lettiera di gatto, può sembrare. Quando sento io i profumi al patchouli, i cipro verdi, queste scie tipo di Aromatics Elixir, molte persone accanto a me dicono fu, sa di muffa, fu, odio patchouli, sa di muffa. E io non dico così. Non è un conto è parlare di profumi con questa faccia, l'altro conto è saper cogliere le sfumature di qua e di là e saperle anche apprezzare. Tipo io sono macrosmica all'amberwood, non so esattamente a quale componente, ma è un componente che per esempio ama tantissimo usare Gualtieri. E se voi prendete, ma non solo io, siamo tanti così, e se voi prendete Migamare, che moltissimi di voi sentono come un marino burrascoso, alghe, freschezza, il vento nordico, ed è pazzesco che avete colto l'idea dell'autore. Bellissimo, però molti sentono invece prevalere questo amberwood. E io per esempio Megamare, sì, allora quando lo prendo lo annuso, io sento da lontano quella freschezza marina che voleva diciamo trasmettere autore, ma se lo spruzzo lo sento poi per mesi. Tipo una volta per un reel l'ho spruzzato nella borsa. Sta borsa l'ho lavata tante volte, l'ho lavata. Ma sono mesi che quando apro questa borsa io sento questo amberwood. E lo sento per sempre. E io veramente non immagino come alcune persone... Cioè non è che non lo immagino. Io non immaginerei di indossarlo. Però io so perché lo usano. Perché sentono quello che voleva dire l'autore e non quella parte dominante di amberwood. Poi c'è un altro profumo, per esempio, che chiaramente sento sapere di stalla, ma io lo sento chiaramente sapere di stalla, Oud Infini di Dusita. Non me lo sono mai presa solo perché costa veramente una cifra inaccessibile per la mia tasca, ma a me piace tantissimo, io lo indosserei e me ne fregherei di tutti quelli che pensano che non mi sono lavata. Poi c'è un altro profumo che costa caro, che non me lo sono mai comprata, ma a me piace, mi ha colpito, è fin troppo potente per me. Vediamo se indovinate. Sa di, ha una quantità eccessiva di sandalo di tanti tipi. Ha il sandalo che sa di cetriolo sotto salamoia, ecco, background russo, no? E latte. Quindi salamoia, cetrioli, freschezza e latte, cremosità. Ed è 1, 2, 3, Guidance di Amouage. Mi piace tantissimo.
Non so quanto potrei usarlo perché è troppo saziante per me, ma un bellissimo profumo che magari un giorno storia riguardo, se no vi riempio. Voi mi direte: allora come fai a voler usare un profumo che sa di cetriolo e sottosalamoia, per esempio, o di stalla? È un conto sentire queste sfumature in profumo e non schifarsi, perché noi, gente appassionata di profumi, siamo un po' pervertiti nella scelta degli odori, altrimenti possiamo usare fiorellini, dolcini, vaniglietta. E basta, e di cosa parliamo allora? Siamo pervertiti, abbiamo bisogno della diversità, abbiamo bisogno anche di sentire queste sfumature, provarsele addosso. Un conto, trovare odori strani e misurarseli. L'altro conto è essere veramente biologicamente incompatibile con alcuni componenti e non poterli usare. Ma ciò non vuol dire che io alcuni profumi li sminuisco, dico come fai? La mia migliore amica, una delle mie migliori amiche, adora Erba Pura, Elena. E sono felice per lei, anche lei si prende in giro, dice: oddio, indosso Erba Pura, puzzoso, ma a lei piace, ma meno male. Quindi il mio non era.